3, 2, 1, via! Benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio e oggi siamo uniti nella preghiera con Padre Pio TV, naturalmente, che è un canale da noi amatissimo e ascoltatissimo. Ma Luzio, scusami se ti interrompo, infatti ti volevo chiedere, cos'è che stai guardando adesso? Stiamo guardando la messa a suffragio dei poveri martiri di San Binfranzio. Ma non si può cambiare canale? Un attimino si può risentire un po' la Padre Pio TV, perché c'è una partnership. Chi è quel signore lì, scusa? È un signore molto, diciamo, afflitto da questo giorno della perdita dei cari di Binfranzio. È molto commosso e la gente anch'essa. Cosa c'ha il grano davanti? Cosa c'ha disegnato? Che vedo cos'è il granaglie? Sì, i cereali? Di San Binfranzio. Cos'è sì, lo, sì, sponsor? Sì. Lo sponsor? Sì. Rosso del colore. Vediamo anche i confratelli di quello sta dormendo, ma non ci facciamo caso. L'altro ha piegato la testa che già dorme. Questo si è messo lì che sbadiglia. Come dorme, scusa. Quell'altro è un attimino, come non dorme? Hai fatto caso, quello dormiva. Ma fare strano a me. Vabbè, lui c'ha come comunicatore magari della chiesa. Pregando. Stava pregando. Stava pregando. Era in raccoglimento. In raccoglimento. No, lui sta in raccoglimento, vedi? Ecco. Apre gli occhi molto e le mani per indicare la cosa. Qui hanno tutti molto caldo. Cos'è il pubblico? Sì, a caldo non c'è l'aria condizionata per come la spending review. Come la partita c'è il pubblico? Sì, un attimino c'è il pubblico, ma sono tutti molto presi da questi caldi, da questa afa estiva. Quella cosa fa che sta è distratta? Qui c'è un po' del mondo dello scautismo, naturalmente il mondo scautismo giovanile, che lo ascolta in maniera sventolandosi quelle cose un po' cinesi. Vabbè, c'è la spending review anche per le loro tasche, oltre che per il prete che non ha l'aria condizionata. Vabbè, Padre Pio TV però ci sponsorizza, quindi noi dobbiamo essere molto molto contenti di tutto ciò. Infatti noi siamo qui uniti nel suffragio insieme al nostro arcivescovo di San Binfranzio e anche lui la termina. Ma ecco, scusa la domanda, perché allora di qual è l'argomento, di cosa sta parlando? Che questi San Binfranzesi sono santi, però logicamente non sono stati riconosciuti dalla Chiesa come ente, diciamo, di santuario. Infatti lui vede un po' piagnucoloso. La chiesa comunque è molto bella grazie ai confratelli che l'hanno costruita con le loro manine e naturalmente lui la porta avanti in nome della fede, vedi, ecco, che compie il miracolo. Che miracolo? Eccolo il miracolo. Io ascolta le nostre preghiere, ma anche a come viene fatta la nostra preghiera. Quindi non basta pregare. No, come viene fatta la preghiera? Sventolandosi perché è caldo. Vabbè, non è che si può avere tutto, insomma. Adesso questi non hanno il manualino per pregare, adesso hanno tutti questi bei ventagli, vedete, ogni persona ha un ventaglio. Io consiglierei anche di mettere un climatizzatore, ecco. Anche lui ripete le stesse parole. La fede va salvato. Vabbè. Tante volte noi rivolgiamo a Gesù e chiediamo perdono, guariti. Ma di quale guarigione vogliamo parlare? È un po' monotono, ci mette anche un attimino anche un po'. Non è che, ecco, infatti sono un po', vedi, un po' ci rimangono anche un po' male perché non è che lo stanno ascoltando. Cioè, mi stai dicendo che non è un trascinatore questo? No, forse un attimino adesso non se la prende il nostro coso, cambiamo canale. Forse anche è meglio, naturalmente. Io sono anche contento, guarda. Ma vedi, anche il televisore non vuole che cambiamo canale. Allora mettiamo un po', no, questo signore non mi piace. C'è la partita. Che partita è? Graz Paris Saint Germain, non me ne voglio Ancelotti perché l'ha persa quella partita, quindi non mi dispiace per lui. La musica non si può ascoltare che sennò ce lo banna. Vediamo i numeri del lotto. Ecco. I numeri del lotto sono interessanti di questo periodo. Che c'è sull'ottomatica? No, c'è il poker. Vabbè, non fa più una lira con i numeri, danne le carte e vabbè. Focus, cosa si dice? Hanno dovuto scavare per quasi 20 metri. Ci dice le grandi costruzioni. Non ci interessa le grandi costruzioni. Mettiamo Winga TV, che è una roba molto interessante. Guarda che quadro che c'ha questa.
molto interessante. Che cos'è? Una maglietta? È TV, vedi? Ma è una maglietta, non è un quadro. No, è una canotta fatta da lei. Vedi? Ha un Macintosh. Macintosh? Era? Ha scritto scusa oro. Ah, scusa oro. Vedi che lei è molto compiaciuta della sua canotta. Sì, sì, però c'è la pubblicità occulta sulla maglietta. Sì, sì, ha fatto delle robe strane. No, no, sulla maglietta sua della donna c'è una pubblicità occulta. Sì, Jeep, sì, la Jeep lì. Lo sponsor. Lo sponsor, sì, sì. Adesso non si preoccupiamo. No, adesso questo. Super fan, vedi lei che è molto coraggiosa di questa canotta che è bellissima. La potete acquistare su Winga TV. Alla fine delle regate. Ah, che brava. Brava, sei molto brava lei alle regate. Carlo Spinola. Alla grande. Le Olimpiadi. Bello, bello, molto bello. Lo metta a posto, non lo rompa. Non se la ricorda. Però ce n'è un'altra di quadro, anche lei ha bisogno. Ma come fa? Vendere magliette? Sì, vende le canotte. Atlanta 96. Sì, ma è interessante. Atlanta 96. Chi è tanto? Ma non c'è niente. Crisi. Ma poi ce ne ha tante stese che ancora si devono asciugare. Non sì, sì, no, tutto bellissimo. Sì, sì. È tutto bellissimo. Deve però qualcosa che ce n'è una che ancora non l'ha fatto il quadro, là lì. Vedi questa canottina? La deve lavare prima, la deve lavare. Questa è quella da bambina. Ecco, da bambina. Non c'è nient'altro. Ascolta, volendo guardare. Sì, Ale, 6 a 1 mito. Bellissima sta canotta. Sei meno un mito. Ecco. Poi c'è anche di Ale, sei unica, vedi. Guarda quanto è carina. È bella, Alessandra Sensini con la windsurf. Vedi quanto è bella? Sì. Ci faremo un altro quadro. Bello. Poi, altre cose belle. Ragazzi, compratele tutti questi quadri delle canotte della Sensini. Sono molto interessante e gioiosa di vita. Sono felice. Ma adesso non ce ne dispiace la Sensini. Lei sta preparando sempre questi quadri con queste magliette perché sta mettendo sul negozio. Ecco. Ma non è il nostro. Quindi non ci interessa più di tanto. Le magliette nostre le faremo più presto, ragazzi. Basta che ce li chiedete e ve le faremo anche noi. Perché questi lo conosco anche io. Mitico! Il mitico Spermaflex. No, è un'altra marca. Che roba! Che materassone! Lavabile in lavatrice. Il materasso. Se tutto se lava. 40 anni insieme. 100 persone. Una volta eravamo su Canale 5, adesso sull'acqua. Infatti si parla che è tutto lavabile. Siamo proprio in sintonia col canale, che è acqua. Oh, fantastico, anche trapunta. Sembra un carcere. Ascolta la domanda. No, è un 4-18. Ma scusa un attimo, che marca è sta questa materasso? È sempre la Giglio Group che usa lo stesso elefantino dell'Emiflex. Ah, per risparmiare? Per risparmiare. Omiflex, sì, vabbè, dai. Però è tutto molto uguale, Non se ne prenda il nostro grande genio De Budrio, che abbiamo fatto la stessa pubblicità. Lui il panzone è sempre il classico della televendita, ma ha rubato il posto perché me l'avevano chiesto anche a me, È una sensazione, guardatelo! Più un contributo a spese, non diciamo quant'è perché sennò ci viene da ridere. La prima azienda nazionale, guardate che capannone. Questo non è della Omiflex, mi sa che è qualcun altro, però adesso non ci fate caso di chi è sto capannone. È Omiflex, vedete lei col computer crea gli scacchi famosi che avete visto. Questi trapuntano, guardate che pulizia. C'è un ISO 909001 Supremo Memory, vedete che roba. Emiflex, no, non avete visto Emiflex. È Omiflex. Oh, Giglio Group. Non ve fate. Avete visto qualcosa che non dovete vedere, ragazzi? Ecco. Giglio Group. Il materasso che è stato eletto da voi consumatori. Maturi? Prodotto dell'anno 2013 per l'innovazione, per la sua qualità. Per la sua qualità. Perché è l'unico in grado di darvi a un piccolissimo prezzo. Che signori, guardate. 79 euro. Lo regaliamo. Insomma, dai, qua i materassi si regalano. In fretta, fretta, numero 051807340. Sta telefonando? Non sta telefonando. Mi dispiace, non ci ha convinto. Come se mi dispiace, noi non la vogliamo. Acqua, niente acqua. Allora, vediamo un altro canalino che è molto interessante di solito. Vediamo a scuola cosa ci insegna. C'è la musica. La musica non si può mettere perché sennò ci bannano il canale. Mettiamo Rai News, che dà di solito il Parlamento. Il Ministero della Salute ha istituito un numero di pubblica utilità, il BIL. Se opinioni di Luzio, lo sappiamo che il Ministero della Pubblica Salute ci sta comunicando le mail, lo sappiamo. 17 città. C'è caldo, molta afa. E la gente è esaurita. E quindi naturalmente è un problema, sta dietro gli esaurimenti della gente.
Vediamo i cartoni animati. Oh no, 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 la canzone non si può mettere, ragazzi, se no ci bannano il canale. Ma qua la musica la mettono dappertutto, eh? E non gli bannano il canale. Pagheranno la SIAE, dai storia. Resta un sospetto di origine. Oh. Gli attentati sono rivendicati. Non sono rivendicati. La pista islamica. Ok, la pista islamica. Ieri la jihad egiziana aveva minacciato gli Stati Uniti di rappresaglie. Washington invia a Nairobi una team di specialisti sulla sicurezza. Sì, oh, sì, sì, aspetta. Allora, spegniamo tutto e diamo le nuove notizie news. Allora, noi abbiamo raccolto naturalmente le nuove esigenze delle denunce del popolo italiano. Cioè, si è arrivata una lettera in cui ci diceva un cittadino: ragazzi, noi naturalmente, io abito qui, ho una pianta qua davanti casa, logicamente è una pianta statale. Allora vi dico, io ho fatto questa denuncia, noi l'abbiamo accolta, e ho detto: ma qual è il problema con questa pianta? Niente, questa pianta può creare problemi alla mia abitazione. Veniamo al dunque, mi direte anche voi perché sono un po' lungo. Niente, questa pianta può cascare. E naturalmente noi abbiamo detto: ma perché può cascare? Perché vedete, sul TG5 a Napoli è cascata una pianta e è morto un inquilino, quindi bisogna tagliarla. Passiamo alla seconda denuncia. Allora, un'altra cittadina ci manda un altro reclamo. Naturalmente, qual è il reclamo? Ha detto: non c'è il parcheggio per la propria macchina davanti casa. Perché? Perché naturalmente il codice della strada prevede 6 metri di larghezza della strada per avere il parcheggio laterale. E ho detto: allora signora, cosa bisogna fare? Bisogna fare, mandare al Parlamento, allargare la strada di quanto? Di un metro. Chi paga? Paga lo Stato. E perché? Perché pago l'IMU. C'ha ragione, voglio dire. Io già ho fatto l'avvertenza allo Stato per il bagno nuovo, che naturalmente mi devo lavare i piedi. E quindi ho un problema col bagno nuovo, che il bidet non sciacqua bene. Poi un'altra avvertenza, naturalmente. C'è un'altra cittadina che vorrebbe le case dipinte arcobaleno, un po' come il mio aereo, giallo, blu e rosso, però abita in campagna. Il piano regolatore prevede solo due colori, il bianco e il giallo paglierino. Dice: come si fa? Io, diciamo, ho fatto un assunto di queste 3-4 proposte. Una vuole il colore un po' sgargiantello in casa di campagna, che non si può. Un'altra vuole un parcheggio privato perché paga l'IMU. Un'altra non vuole le piante vicino casa perché ha visto il TG5. Allora, noi raccogliamo queste proteste, voi pensate che sono i primi caldi, sono insensate, sono irragionevoli? No, vanno accolte. A mani aperte, opinioni di luce le raccoglie. Naturalmente faremo delle lettere aperte al Presidente della Repubblica chiedendo, diciamo, ascolto. Perché, ovviamente, queste sono domande importantissime in questi periodi di crisi. Perché, logicamente, bisogna capire questa necessità, diciamo, di venire incontro a queste situazioni molto gravose nella propria abitazione. Naturalmente la risposta che mi è arrivata subito in online, quello della pianta gli è stato, diciamo, regalato un decoder digitale terrestre indonesiano. Ecco, quindi è la risposta, è pronta. Quella del parcheggio privato, gli è stata data la possibilità di far planare con un passaggio mobile sul tetto di casa, perché già la macchina è così risolta. Quella della che vuole dipingere casa, gli abbiamo dato, diciamo, una catena di plexiglass dove lei dipinge e vede la casa al rispecchio col colore che non vuole. E quindi abbiamo risposto alle esigenze della gente, facendo tutti contenti il mondo. Voi avete risposte inutili, risposte vaghe, risposte stupide? Non lo so, ragazzi. Bisogna sempre ascoltare tutto nella vita. Poi vediamo. Ciao ragazzi, Opinione di Luzio vi saluta. E da Trasso Emiflex, come si chiama? Giglio Gruppo, ve lo vendo a Città Telaverno. Ciao ragazzi, ciao.